Roncofredde e Mondaino si affrontano in un antistato di Savignano. Le due neopromosse danno vita a una partita molto maschia, caratterizzata da alcuni episodi dubbi che mettono a dura prova il direttore di gara, Cervo, forse per tale direzione. Montanari squalificato e costretto a seguire la gara di fuori dalla recinzione, mentre da Mondaino giungono i tifosi più caldi che si faranno sentire per il lungo e largo per tutto il match. Scatto fotografico per la formazione ospite prima dell'inizio di gara. I padroni di casa in maglia verde si rendono pericolosi già dopo soli 60 secondi di gioco, quando Vitali, lanciato in profondità, riesce a girarsi sparando in bocca a Gabellini. La gara è vivace fin dalle prime battute. Dopo un'aspra lotta, qui Mondaino giunge alla conclusione senza creare problemi alla porta difesa da Urbinati, come del resto alla parte opposta, quando Vitali sale in cielo ma non inquadra il bersaglio. Mondaino, che prova a sfondare da calcio piazzato, il calcio è seguito da Baffioni, viene deviato in corner. Prima conclusione indirizzata nello specchio della porta ad opera del tandem Crosetta Bucci, Urbinati blocca in due tempi. Ancora il numero 10 protagonista quando raccoglie dalla sinistra questo traversone, non trovando di testa lo specchio della porta. Da punizione Urbinati viene chiamato alla presa a terra dopo che Girometti si vede respingere la propria conclusione. Siamo nei minuti finali, a 40° il Roncofredde usufruisce di un calcio piazzato, il piede caldo di Lodovichetti pesca al centro dell'area di rigore la testa vincente di Pieri, che trafigge Gabellini portando in vantaggio i suoi. Minuto 45, clamorosa occasione da rete, da calcio piazzato capita Bucci il pallone dell'1-1 sul piede della consacrazione, ma la sfera termina incredibilmente al lato, mentre a 46° con il direttore di gara già con i fischietti in bocca, scambio di carezze tra Crosetta e Neri in area di rigore. I due non se le mandano a dire per un finale di tempo coincitato in cui Marino prova a mettere ordine estraendo qualche cartellino giallo, cosa che forse doveva fare anche durante l'arco dei 90 minuti. Ad inizio ripresa assistiamo a due calci piazzati degli ospiti, quello di Girometti non prende il giro richiesto, quello di Crosetta è da dimenticare. Proteste anche per il Roncofredde per questo fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. Occorre dirlo che il fallo, se c'era, era al di fuori dell'area di rigore, mentre il neo entrato Pagnini esegue uno slalom strepitoso prima di essere murato al momento della gloria. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 del Roncofredde. Donati, dopo un fallo sul numero 10 Ferraro, prosegue l'azione. Serve Vitali, che segue una finta e un sombrero prima che Sanchini entri in maniera diretta e scomposta su di lui. Della serie non ho tempo da perdere, peccato per lui che Marino opti per un rigore sacrosanto. Dagli 11 metri Lodovichetti fredda Gabellini per il 2-0 del Roncofredde. Gli animi si accendono ulteriormente, Baffioni stende Ferraro facendo cenno all'avversario che è tutta la partita che si getta a terra. Il Mondaino ha la capacità di riaprire il match, Pagnini serve Crosetta, l'attaccante appoggia per De Muro, tiro deviato sul piede di Baffioni che indovina all'angolo riaprendo i giochi. Ancora Crosetta protagonista, lanciato a rete, cicca clamorosamente il pallone del pareggio, divorandosi una grossa occasione. All'88° il Mondaino perviene al pareggio, Albertini da rimessa tocca per De Muro, il quale scodella al centro, un traversone insidioso per Crosetta, l'attaccante salta in aria ma sembrerebbe non essere trattenuto da nessuno dalla retroguardia di casa. Il replay ci mostra il salto di Crosetta, ma davanti a lui vi è Pieri, capitano, quindi non possiamo definire con esattezza se si tratti o meno di calcio di rigore. Dagli 11 metri Crosetta non perdona, ristabilendo la parità per un finale ancora più rocambolesco, con il Roncofredde che ci prova fino alla fine dalla distanza, questo tiro con Gabellini che ipnotizza la sfera mandando le squadre sotto il fischio della direzione di gara negli spogliatoi. 2-2, 4 gol, tante recrimini, un punto che non accontenta nessuna delle due formazioni che si sono sfidate a viso aperto per aggiudicarsi l'intera posta in paio.